questa manifestazione Florat è nata esattamente nel 2000, quindi 22 anni fa. Nella mente, nella testa e nel cuore soprattutto dell'allora assessore Giorgio Sperso, io anche allora, come molti di voi ricordano, ero sindaco, e l'ha portata avanti per tanti anni con la presenza dei fiori e dell'arte, cioè attraverso la mostra di un pittore. E sono passati di qua pittori importanti, stasera c'è un pittore altrettanto importante che purtroppo Musante non può essere presente perché ha il Covid, ed è l'ultima Florarte che presento come sindaco, come sapete, con la speranza che la nuova amministrazione la porti avanti, perché è comunque una chicca, è comunque una cosa importante che ha sempre riscosso successo. Quindi ho la speranza, ma non ne dubito, che chiunque verrà la porterà avanti con col cuore o altro. Per me è bellissimo essere qua, perché questi due anni sono stati veramente molto particolari, bruttissimi, e partire con un grande evento storico, iconico per Arenzano è qualcosa di importante. Cosa abbiamo cercato di fare con l'ufficio? Abbiamo cercato innanzitutto di trovare tantissime sinergie sia col territorio ma anche fuori territorio. Abbiamo cercato di rinnovare un po' quello che era il concetto di Florart, cercando però di non modificarla tantissimo. Siamo partiti da un tema, il tema era il sogno. Abbiamo trovato in Musante, diciamo, il protagonista perfetto per portare avanti appunto questo tema. Insieme a questo c'è stata una ricerca storica incredibile, infatti io rinnovo il ringraziamento al mio ufficio e a tutte le persone che hanno collaborato, perché come potete vedere qua all'interno ci sono delle foto storiche che vanno un pochettino a ritrovare quello che era il sogno della Marchesa. Quindi si rivivranno proprio gli anni 20. Ci tengo a precisare che uno dei temi principali di Florart è l'ecosostenibilità. Tutti i fiori che ci sono non sono stati recisi, sono tutti fiori e piante come queste del territorio autoctone e poi verranno ripiantati nel nostro parco. Per esempio qui accanto, qui dentro rete, ci sono i tassi che sono gli alberi che vedete poi qui dietro. Quindi nulla è stato lasciato al caso e mi auguro che appunto da questo evento si riparta con tantissime altre cose, perché ce n'è veramente bisogno. Quindi invito tutti voi a promuovere Florart, anche perché un'altra cosa importante, un altro lavoro importante, cioè questo ponte tra generazioni, ovvero in questi tre giorni ci saranno tantissimi eventi, dai più piccoli ai più grandi, associazioni culturali che hanno collaborato con l'Istituto Marsano, che ha il suo stand, e poi quindi veramente si coltiva un pochettino questo fil rouge del ponte tra generazioni, di far collaborare ogni tipo di persona che vive nel nostro paese. Un'edizione di Florart quest'anno particolare, dedicata a Francesco Musante e con la caratteristica di non avere fiori recisi. Come mai questa scelta? Allora, la scelta perché, vabbè, soddisfa un mio gusto personale. Io sono un'appassionata di giardini e piante e la serra è proprio il sogno di chi appunto ha questa passione. Infatti il tema proprio dell'edizione di Florart del 2022 è il sogno. Quindi ho pensato di ricreare l'ambiente della serra come era vissuto nel 1930, l'epoca in cui appartiene la serra. Tra l'altro una splendida serra che ricorda le greenhouse nursery inglesi, e quindi appunto ci sono tutte scene come di lavoro appena lasciato dai giardinieri, e le piante sono le piante presenti nel parco. È stato scelto con i giardinieri le piante che sono anche mancavano, perché magari c'era un filare di rose che aveva delle mancanze di rose, quindi abbiamo preso le rose, ad esempio le Old Blush, che erano le rose preferite della Marchesa, perché comunque in questo clima continuano a fiorire, sono le prime rose cinesi che erano arrivate nell'Ottocento, e anche le altre piante. Quindi la gran parte delle piante saranno poi lasciate qua nel parco e i giardinieri se ne prenderanno cura piantandole, altre saranno date a un'associazione che le venderà per un'efficienza, quindi un ciclo di recupero e di sostenibilità.